Allora, ringrazio Quadrino che mi ha invitato a discutere di consulenza filosofica ed è una discussione abbastanza difficile perché tutto sommato non lo sappiamo ancora bene che cos'è, ma proprio questo è quello che ci fa qui riuniti anche in questa occasione per avere una possibilità di pensare questo evento che si chiama consulenza filosofica. Del resto anche Freud quando ha inventato la psicanalisi si è accorto di averla inventata 30 anni dopo che l'aveva inventata e quindi non dobbiamo spaventarci per il fatto che ancora è una disciplina e una pratica poco nota. Ho citato Freud nel senso che io provengo dalla psicoanalisi e quindi direi subito incominciamo a discutere di questi scenari, nel senso che i filosofi sono guardati con un certo sospetto dagli psicanalisti e a loro volta i filosofi guardano con sospetto gli psicanalisti. Dunque, il pensiero della consulenza filosofica mi è maturato in Francia una decina d'anni fa, quando conosco un filosofo argentino, Ben Assayag. Un filosofo argentino che lavorava in Francia e che aveva aperto insieme a uno psichiatra, Gerhard Schmidt, uno sportello per il disagio giovanile. Ha scritto anche un bel libro che sono riuscito a far tradurre anche in italiano, che porta il titolo L'epoca delle passioni tristi, e che varrebbe la pena di leggere. E quello che lui mi raccontava è che questi giovani andavano da lui e interrogati qual è il tuo disagio, di che cosa soffri, non sapevano rispondere, non erano in grado di indicare la ragione della loro sofferenza. L'ipotesi che ha fatto Ben Assayag è che questi ragazzi non soffrono oggi di problemi esistenziali, più o meno di problemi esistenziali soffriamo tutti, ma la sofferenza giovanile di oggi è soprattutto di natura culturale. Certo, nessuno si presenta a uno sportello psicologico per dire scusi dottore, io soffro di una crisi epocale, però le cose vanno così. Allora questo leggero spostamento del problema dallo psicologico al culturale mi pare che sia proprio il luogo dove può collocarsi la consulenza filosofica. Se è vero che nasce una sofferenza dal tipo di cultura in funzione in una certa società, in una certa epoca, qui mi pare si collochi molto bene la consulenza filosofica. Abbiamo citato prima Freud, la sua pratica terapeutica è una pratica che probabilmente va in via di estinzione, non per colpa sua, ma perché tutti i rimedi sono epocali, perché epocali sono anche le forme della sofferenza. All'epoca di Freud, per esempio, c'era l'isteria, oggi nessuno psichiatra si permetterebbe di dare dell'isterico a un paziente, no? Sì, lo si dice, ma lo si dice così come si dice a uno che è psicopatico. Nel senso che la psiche è storica e soffre storicamente in forma diversa. Per esempio, nel 600, dopo che Cartesio aveva stabilito che il corpo non è altro che organismo, inaugurando la visione medica dei corpi, tutti quanti si sentivano ammalati di ipocondria. Ipocondria è il sospetto che qualche organo non funzioni, è il sospetto che qualche malattia mi assale e mi porta rapidamente alla morte. Anche Hegel, che ha avuto 2 anni di episodi schizofrenici gravi, definiva la sua sofferenza ipocondria. Le malattie sono storiche, sono storiche. La schizofrenia, per esempio, che e oggi la forma accanto alla depressione, sono le due grandi forme di sofferenza mentale, è stata battezzata così alla fine dell'Ottocento, e però c'era probabilmente anche prima. Kant, in una battuta scritta in un libro sulle malattie della testa, dice: c'è un genere di medici in mente che ogni volta che trovano un nome pensano di aver individuato una malattia. Ecco, questa è un po' la storia di questa sofferenza psicologica. Bene, Freud perché non funziona più? Perché la struttura psicanalitica freudiana è una struttura che funziona molto bene in una società della disciplina. Chiamo società della disciplina una società caratterizzata da regole abbastanza rigorose, a cui conseguono naturalmente delle deroghe. E dal conflitto tra regole e deroghe, nel linguaggio di Freud,
dal conflitto tra il superego, luogo delle regole, del dovere, e inconscio pulsionale, o es, come lo chiama Freud, da questo conflitto nasce la nevrosi, che si chiama nevrosi finché l'io riesce a tenere a bada le due istanze. Diventa psicosi quando una delle due istanze sopprime l'io. Psicosi vuol dire pazzia. Bene, allora cosa succede? Se questa ideazione della psiche umana e del suo disagio è così combinata, è una forma di disagio che funziona nelle società caratterizzate o denominate società della disciplina, che da noi hanno funzionato presso poco intorno al 1960. Poi siamo entrati in un altro tipo di società, ben segnalata da un sociologo francese, Alain Ehrenberg, che ha scritto un bellissimo libro dal titolo La fatica di essere se stessi, pubblicato da Einaudi, il quale segnala che siamo passati dalla società della disciplina alla società dell'efficienza e della performance spinta. Questo cosa significa? Significa che l'impianto freudiano che individua la nevrosi nel conflitto tra regole ed eroghe non funziona più, perché la società dell'efficienza non ti proibisce eroghe, quello che ti chiede è solo di spingere al massimo le tue capacità, di ottenere i massimi risultati, di raggiungere quelli che sono i valori dell'età della tecnica, che sono produttivismo ed efficienza. Ogni anno ti si alza l'asticella, così che tu ti trovi sempre a rincorrere gli obiettivi che ti vengono assegnati. Questo ha determinato un cambiamento radicale anche del senso di colpa intorno a cui si era organizzata la psicoanalisi. Sotto questo profilo la psicoanalisi può essere considerata anche come l'ultimo erede della tradizione religiosa, anche la religione ci ha marciato molto sui sensi di colpa. E ancora oggi, se voi aprite un manuale di psichiatria, trovate che il senso di colpa è organizzato intorno a qualcosa di sostanzialmente irrimediabile, con uno sguardo rivolto radicalmente, quasi totalmente al passato, nessuna prospettiva per il futuro. Viene solitamente citato a livello letterario l'espressione di Rousseau: ho guardato il futuro solo perdendoci. Ecco, questa dimensione di tristezza radicale, che quando diventa psicotica porta la persona sul letto a guardare il soffitto e soprattutto a organizzare scientificamente il proprio suicidio. Gli unici che si suicidano scientificamente senza sbagliare, perché sono scientifici, sono appunto i depressi, oppressi da questo senso di colpa assolutamente irrimediabile, con tutti i segni adiacenti. Oggi, nonostante i manuali di psichiatria continuino pigramente a descrivere la depressione sotto questo profilo, oggi la depressione ha cambiato volto. Non è più organizzata sul senso di colpa, ma è organizzata sul senso di inadeguatezza. Una inadeguatezza che si è costituita su questa base. L'identità di ciascuno di noi è sostenuta dal riconoscimento. Io non ho un'identità per il fatto che vengo al mondo, ho un'identità che mi costruisco grazie ai riconoscimenti che nel corso della mia vita ottengo. Se un bambino, ripeto continuamente che è un cretino, si costruisce un'identità negativa. Se gli dico che è bravo, rafforza la sua identità. Anche noi adulti, se siamo confortati da riconoscimenti nei nostri ambiti lavorativi, abbiamo un rafforzamento dell'identità. Se siamo misconosciuti, abbiamo un indebolimento dell'identità. E allora, se la nostra identità dipende dal riconoscimento e se il riconoscimento ci perviene alla sola condizione che noi raggiungiamo gli obiettivi degli apparati di appartenenza, obiettivi che di anno in anno vengono continuamente promossi ad un livello superiore, ogni anno si alza l'asticella, è chiaro che io vivo sempre un sentimento di inadeguatezza, non è una faccenda di colpa. La domanda non è più è permesso o è proibito, intorno a cui si organizza il pensiero psicoanalitico. La domanda è: ce la faccio o non ce la faccio? Dove non ce la faccio, rischio la mia identità,
rischio il chi sono e che ci faccio al mondo. Ecco, proprio per questo mutamento della struttura della società, dalla disciplina alla società dell'efficienza, ho fatto l'esempio del senso di colpa e del senso di inadeguatezza per dire che proprio in questo secondo tipo di società, quella dell'efficienza, qui si colloca benissimo la consulenza filosofica.